Checkout fatto, abbiamo salutato la nostra barca che ci ha ospitato questi giorni e adesso andiamo in macchina che si parte per Lione. Siamo arrivati a Lione, adesso dobbiamo parcheggiare all'interno, al parcheggio all'interno dell'hotel. Solo che stiamo aspettando qui da circa mezz'ora, perché c'è un grosso problema in Francia, ovvero che non sanno parlare inglese. Non sanno parlare inglese né le persone quando le incontri per strada, ma la cosa ancora più grave è che nemmeno chi lavora nel settore alberghiero o comunque nei ristoranti, eccetera. Problema abbastanza grande. Quindi il tizio della reception parlava con papà usando il traduttore, scriveva le frasi su Google Traduttore e faceva partire il suono della traduzione. Comunque adesso andiamo in stanza, ci laviamo, ci cambiamo, ci rilassiamo un attimo e poi usciamo per cena, credo. Ci vediamo dopo. Eccoci in camera, ve la faccio vedere giusto al volo. Francesca è già sbracata sul letto, che in confronto a stare 7 giorni su un battello, una camera così grande è veramente oro, sembra un sogno. E soprattutto un bagno normale, anche se il bidet non c'è, ma guardate che bella doccia. Ma tutto rannicchiato, devi stare. Bellissimo, ma un po' scomodo. Dopo un po'. Buonasera, cena tunisina, tangara, che è un brodo di verdure, couscous, agnello e pollo. Molto buono, approvato. Buongiorno, alla fine ieri siamo andati a dormire dopo una breve passeggiata, perché Lione è molto bella ma la sera insomma è facce brutte, un po' un casino, non c'è bella gente che gira la sera, quindi diciamo poi con la stanchezza che c'è abbiamo deciso di rientrare e adesso stiamo uscendo, prendiamo le macchine e andiamo sul castello. Mi sono sbagliato, questo non è un castello, è la basilica di Notre Dame di Fourvière, nome difficilissimo, comunque molto molto bella. Questi sono tutti i cammini, i pellegrinaggi che fanno verso questa basilica. Allora, molto bella la cattedrale, ora però è l'ora di pranzo, è l'una. Abbiamo trovato l'Hard Rock Café anche a Lione, io non sapevo esistesse a Lione, e andiamo a mangiare lì perché uno c'è l'aria condizionata e due io faccio la collezione delle spille, quindi la devo comprare. Oh, va, è morto Gerd Müller. No. Thank you. Knife, così. Knife. Spilla presa.
Chiamatelo Paolo Verdad, perché lui non è che uno che fa finta di comprarle. Lui compra davvero nei posti originali. Inquadralo. Infatti, vero che l'ho comprato qua, testimonialo. Io sono il testimone. No, we are together, together. Family, oh. Family. Family. Ma no, come si chiama? My sister, my sister. No, ma qui metti, sì, ma gli montra un po', e tu? E tu, ici, c'è un po' più. Thanks. Même pas. Ecco, selfie dopo averlo corrotto. Ma che gli hai detto? Ha detto che Papa Francesco mi ha detto di venire qua specialmente a vedere dentro la cattedrale. E lui ti avrebbe tolto questa opportunità, insomma. Sì. Falla tu. Siamo tornati in hotel, stava una bella giornata, abbiamo visto un sacco di belle cose, ci vediamo domani. No, io non dico tutte queste cose. Vabbè, di quello che ti pare, fai buonanotte e metti la mano davanti alla videocamera. Siamo appena rientrati in hotel e adesso ci mettiamo... Buonanotte, mettiamo. Vabbè, ciao, notte. Ah, buongiorno ragazzi! Problemi sai? Ultimo giorno a Lione e oggi tra l'altro io e Francesca partiamo per un'altra meta, non torniamo a Roma. Altre 2 settimane insieme, mamma mia. Oddio, ne la faccio più. No, poi ci lasciamo, ci prendiamo una pausa perché non è fattibile. Ma prima di partire appunto andiamo a visitare, a vedere l'incrocio, la confluenza tra i 2 fiumi di Lione che sono il Rodano e la Son. In pratica la città poi si sviluppa sia da un lato, sia al centro dei 2 fiumi che dall'altro. E quindi andiamo. D'altra parte è la Senna, questo sì. È il Rodano. Ora che succede ragazzi? Quando lì si ha una confluenza e quindi si uniscono i 2 fiumi diventa solo il Rodano. Ah, quindi alla fine quello laggiù è il Rodano. Grazie Bombo.
prima pizza francese prima di partire. Com'è, pa? Ci sta. Ok, abbiamo pranzato, la pizza era buona. Per essere un ristorante italiano che fa pizza all'estero, la pizza era accettabile. E adesso dobbiamo sbrigarci perché sono le 2 e alle 4 di Francesca dobbiamo prendere l'aereo. Quindi adesso andiamo in direzione aeroporto di Lione. Ciao ciao. I miei genitori ci hanno lasciato all'aeroporto e adesso abbiamo il volo che ci porterà a un'altra vacanza per 2 settimane. Questa volta però diciamo diversa, sì. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate like, iscrivetevi al canale come sempre e ci vediamo presto. Ciao a tutti ragazzi.